piace il calcio, ma proprio da sempre. Da quando ero piccina. Io vivo qui da quando avevo 3 anni. Adesso ne ho 16. Ho fatto tutte le scuole qui. I miei genitori, papà specialmente, sono insopportabili. Sono rimasti indietro nel tempo. E papà mi dice che non posso fare calcio, né un altro sport. Mentre mio fratello sì. Gli ho anche fatto vedere Sognando Beckham. Ma pensate sia servito? È contrario alla nostra religione, dice. Ma dove sta scritto? Ti tratteranno male dappertutto. Ti obbligheranno a togliere il velo e a mangiare panini al prosciutto quando vi troverete fuori per le trasferte. Io all'inizio ci credevo, quindi avevo proprio tanta paura. Poi un giorno vedo un volantino a scuola che parlava di sport per tutti, sport inclusivo e cose del genere. Ma la cosa strana è che nel volantino per pubblicizzare la squadra di calcio c'era la foto di una ragazza con un velo in testa. Incredibile! Mi sono fatta coraggio e sono andata a parlarci. Un ragazzo e una ragazza mi hanno spiegato come funziona, che posso tranquillamente giocare con il velo, che c'è un'altra giocatrice che lo porta e che mi farebbero i panini con il formaggio. Sono tornata a casa contentissima, ma quando l'ho detto a papà, apriti cielo. Si è arrabbiato e mi ha chiuso in camera senza TV per tutta la sera. Il giorno dopo ho parlato con 2 ragazzi, che mi hanno detto di essere una specie di mediatori sportivi culturali. E si sono offerti di andare a parlare con papà. Hanno fatto questa chiacchierata ed è uscito fuori che papà aveva proprio paura per me. Non lo faceva per dispetto. Beh, ancora non è proprio felice. Ma che dire? Domani faccio il mio primo allenamento. Per cui...